SIGEP 2023 continua. SIGEP è la fiera del gelato, della pasticceria, della cioccolata e del caffè e non potevamo mancare all'appuntamento con Borsci, il prodotto dedicato al condimento del gelato. Non c'è miglior modo che parlarne con Nuccio Caffo, l'amministratore delegato dell'azienda Fratelli Caffo. Buongiorno Nuccio e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere venuto al nostro stand. Qua al SIGEP noi ci presentiamo come Borsci San Marzano, l'azienda di liquori più antica del sud Italia, in quanto nasce nel 1840 a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. E da sempre l'Esir di San Marzano è stato sempre vicino al mondo della pasticceria e della gelateria, in quanto è il liquore che più va incontro alle esigenze di questo mondo, quanto da sempre è utilizzato per i gelati affogati al San Marzano che tutti conoscono, oltre che essere l'ingrediente di tantissimi dolci importanti come per esempio il tiramisù o tantissimi altri dolci della tradizione italiana, o anche semplicemente per ricette golose come della frutta, le ciliegie sotto spirito, i fichi al San Marzano e così via. Ci sono migliaia di ricette a base di questo favoloso prodotto. Lucio, quali sono le varietà che nel corso degli anni siete riusciti a proporre al mercato di Borsci? Oltre al classico Borsci San Marzano, che è quello più utilizzato sia in casa che nei migliori bar, nelle pasticcerie e nei ristoranti, nasce in occasione del 180° anniversario della fondazione della Borsci la riserva anniversario per i 180 anni, che è nata nel 2020, in quanto l'azienda, essendo nata nel 1840, ha compiuto questo, diciamo, compleanno super. Per celebrarlo abbiamo creato questa riserva a base di un rum agricolo invecchiato ben 8 anni in fusti di rovere e con una gradazione alcolica di ben 45 gradi nel rispetto della tradizione della ricetta originale che creò Giuseppe Borsci nel 1840. E oggi questo prodotto si pone nella fascia alta del mercato, in quanto è molto richiesto per chi ama, diciamo, io amo chiamarlo questo spiced rum italiano, visto che oltre ad essere a base di rum molto invecchiato è a base di erbe e spezie, appunto, non solo della Puglia ma soprattutto orientali, che da sempre compongono la famosa ricetta del Borsci San Marzano. Fratelli Caffo da anni è specializzata nella realizzazione, non solo nella realizzazione ma anche nella commercializzazione di prodotti a base alcolica e o alle erbe. L'amaro del capo, che è un altro prodotto, è uno dei vostri cavalli di battaglia, rappresenta un fine passo perfetto e con tutti gli altri marchi che sono di vostra proprietà e di vostra distribuzione siete presenti in oltre 70 paesi del mondo. Esatto, sì, siamo presenti in 70 paesi del mondo sia tramite distributore ma anche attraverso delle filiali dirette, di cui la prima nasce nel 1999 negli Stati Uniti, la Caffo Beverage, poi è nata la Caffo Deutschland in Germania, che è attualmente il nostro primo mercato estero. Qualche anno fa, con l'acquisizione dell'amaro Petrus Bonekamp, abbiamo aperto la nostra filiale in Olanda, nei Paesi Bassi, appunto la Wedda P. Bonekamp di Amsterdam, che oltre a distribuire il famoso Petrus è anche distributrice nei Paesi Bassi di tutti i prodotti del gruppo Caffo. Adesso per i prossimi mesi stiamo lavorando all'apertura di una branch, di una filiale a Madrid, quindi nascerà, diciamo, questa Caffo Iberia, che ci aiuterà a lanciare i nostri prodotti sul mercato spagnolo. E ormai dal Giappone agli Stati Uniti,
Sud America, passando per il Kenya, per l'Iraq e per l'Australia, diciamo, i nostri prodotti portano il Made in Italy un po' in tutto il mondo, quindi siamo orgogliosi di rappresentare quel Made in Italy alcolico a livello globale. E oltre ai liquori, soprattutto agli amari, di cui diciamo tante volte ci hanno definito come gli specialisti degli amari, stiamo puntando molto al rilancio di quello che è il distillato di bandiera in Italia, che è appunto la grappa, di cui noi oggi distilliamo in tre distillerie ubicate in vari punti d'Italia, utilizzando sia i vitigni del sud Italia che quelli del nord Italia, quindi sia con il marchio Caffo per la grappa unica di Calabria, o la vecchia grappa Caffo, la Caffo morbida, che per gli altri marchi come il marchio d'Urbino con la grappa del Doge, o la distilleria Mangilli di Flumignano di Talmasson, che è la storica distilleria dei marchesi del Friuli. Siamo molto presenti nel comparto della grappa, di cui tra l'altro da circa un anno sono anche presidente del consorzio di tutela a livello nazionale, e quindi anche noi contribuiamo a tutelare e promuovere questa specialità che ricordo è solamente italiana, fatta da materie prime completamente italiane, quindi da vinacce di uve prodotte vinificate nelle cantine italiane. E vogliamo, insieme a un gruppo importante di distillerie, continuare a promuoverla in tutto il mondo per dargli il giusto spazio che questo distillato merita nel panorama degli spirits a livello internazionale. Siete il fiore all'occhiello dell'industria alcolica italiana, Nuccio. Ci rappresentate tutti in tutti i paesi del mondo e devo dire siamo tutti estremamente orgogliosi del lavoro che andate a eseguire con molto sacrificio, ma anche con grandissima passione. Grazie. Grazie a tutti quanti voi. Arrivederci, spero sicuramente al Venitalo.